Distruzione ovunque. È lo scenario di fronte a cui si trovano i palestinesi dopo due giorni del più feroce raid militare israeliano da decenni a questa parte nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Le forze di Tzahal si sono ritirate dall'area questo mercoledì mattina, affermando di aver inflitto gravi danni ai gruppi militanti che operavano nel campo. Fra le vittime, almeno 13 palestinesi e un soldato israeliano sarebbero stati uccisi negli scontri durante l'operazione. Le persone si sono riunite per i funerali, mentre i soldati israeliani rientravano nelle loro basi. Anche i palestinesi fuggiti dal campo iniziano a tornare. Al termine dell'operazione, l'esercito israeliano ha mostrato armi e presunti materiali per fabbricare bombe recuperati nell'area. Prove, affermano gli israeliani, che giustificherebbero l'operazione. Tel Aviv ha avvertito che gli attacchi potrebbero riprendere in qualsiasi momento se Israele venisse nuovamente aggredita.